per prima cosa, se ancora non l'avete fatto, consiglio di accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali usate nella registrazione. E adesso, come vedete, nella dashboard troverete immediatamente il gruppo relativo al corso formativo a cui siete iscritti e che avete iniziato e appunto il corso stesso. Eccoci qua, a questo punto il corso verrà visualizzato come acquistato. Clicchiamo quindi su Inizia corso ed entriamo nello spazio, nel vero e proprio spazio formativo interno del corso. In questo caso abbiamo un'attività da svolgersi prima di iniziare, un questionario anonimo conoscitivo, cliccando vai al questionario si compila, compilazione richiede meno di 5 minuti e poi si può andare avanti. In questo caso io scorro per praticità per farvi vedere. Eccoci qua quindi alle informazioni relative alla prima lezione, che come vedete è del 28 febbraio, quindi si è già tenuta. Abbiamo il link all'aula Zoom dove si è svolta la lezione, il programma della giornata e quindi i materiali condivisi durante la lezione, per cui in questo caso abbiamo le slide di presentazione del progetto, possono sia scorrere a PC sia scaricare o stampare. Sempre in questo spazio sarà poi caricata anche la registrazione della lezione non appena verrà resa disponibile. Ed è tutto qua, segnando come completato l'attività si può andare avanti e scorrere alla lezione successiva. Sullo spazio di sinistra vediamo il menu riassuntivo e una volta che ho completato la lezione appunto posso andare e vedere la successiva, mentre al contrario posso tornare indietro e vedere qualsiasi tipo di lezione appunto precedente in modo semplice e veloce. Una volta che il corso è iniziato sarà molto più semplice ritrovarlo e continuarlo. Vediamo subito perché e come. Facciamo ad esempio logout, usciamo, quindi effettuiamo l'accesso con le nostre credenziali. Il corso stesso, che dice appunto è in fase di svolgimento, vi dice anche quanto manca al completamento e cliccando sarà semplicissimo ritrovare il corso e continuarlo. Potete anche trovarlo dal menu qua in alto a destra, cliccando su corsi e appunto trovate i corsi a cui siete iscritti.